musica che dà gioia, ha detto Papa Francesco ricevendoli in udienza in Vaticano prima di partire per Cipro. È stata l'orchestra modenese la grande protagonista. Sentiamo. Questa orchestra ci ha portato tanta gioia. Fanno musica con quella tenerezza che è propria del loro modo di essere. Li ringrazio tanto. Con queste parole Papa Francesco ha salutato e ringraziato i ragazzi del gruppo corale strumentale degli Ologramma di Modena, che nei giorni scorsi hanno animato con la loro musica l'udienza generale del Santo Padre nell'aula Paolo VI in Vaticano. Un momento intenso ed emozionante. Credo che sia un momento che nessuno di noi presenti a Roma dimenticherà. Il Papa, rivolgendosi all'Ologramma, non ha parlato di ragazzi con disabilità, ha parlato di ragazzi che hanno una via della tenerezza più spiccata di tutte le altre persone, e con questa via della tenerezza riescono ad entrare più facilmente nel cuore delle persone attraverso la musica. Ologramma è nato 10 anni fa a Modena ed è formato, oltre che da musicisti e musicoterapeuti, sia da ragazzi con disabilità e sia da ragazzi che semplicemente amano fare musica insieme. Una grande occasione di inclusione attraverso il linguaggio universale della musica. Ologramma, secondo me, è l'esempio concreto di quello che può fare l'inclusione vera. Nel senso che tra i ragazzi che compongono il gruppo Ologramma, le persone si conoscono per nome, non per la disabilità. Ognuno dà quello che ha. Non ci sono soglie minime che debbono essere rispettate per entrare a far parte del gruppo. È proprio un'osmosi tra i due gruppi, tra i ragazzi e coloro che volontariamente li accompagnano